Salve a tutti amici tubers e bentrovati da uno dei due Marchesi Rossoblu. Allora, vi dico innanzitutto due cose. La prima è che volevo fare il video insieme al mio collega Marchese Elia, però per motivi diciamo di tempo, visto che siamo stati molto impegnati nel post partita e diciamo che a Gubbio c'è anche molto casino visto l'imminente arrivo dei Ceri, non siamo riusciti a trovare un momento per incontrarci e fare questo video. Ma visto che ormai la partita si è già giocata ieri, ve lo faccio stamattina io da solo. E vi dico anche che lo avevo già fatto tutto quanto e durava anche 5 minuti, era anche una bella analisi, ma non so perché sul computer si è cancellato completamente. Comunque ricominciamo da capo, facciamo un recap del mio discorso. Il Gubbio perde la prima partita dei playoff per andare in Serie B, perde per 3-2 in casa contro la San Benedettese e esce quindi praticamente subito e sfranano completamente le speranze di poter andare in Serie B. Allora, è stata una partita un po' strana che ha visto veramente tanti errori. Allora, innanzitutto abbiamo sbagliato veramente tanto sotto porta e questi sono errori che se tu devi vincere una partita secca e andare al turno successivo non puoi permetterti, perché un conto è che tu c'hai cioè, magari andata e ritorno, dici magari fa la male all'andata, ma al ritorno magari cercherò di essere più cinico, ma essendo una partita secca tu le occasioni le devi sfruttare, cosa che invece la San Benedettese ha fatto, ha avuto 3-4 occasioni e 3 volte l'ha messa in porta, e questo si chiama cinismo importante, un cinismo non da grande squadra, perché la Samb non si è dimostrata così grande squadra rispetto al Gubbio, però sicuramente è stata più cinica e ha meritato nel complesso di andare al turno successivo. Poi ovviamente bisogna parlare anche di tanti altri fattori, come un arbitraggio secondo me insufficiente, che non è riuscito a gestire bene la partita. Ha fatto alcuni errori sui gol annullati al Gubbio, che per me, almeno un gol, secondo me era regolare, ma tralasciando questo discorso, se tu unisci la sfortuna, gli errori davanti e dietro, l'arbitraggio insufficiente, confezioni praticamente l'eliminazione dalla competizione, dai playoff. Allora, io mi è andato fastidio non solo il fatto che abbiamo sbagliato tanti gol davanti, ma soprattutto che dietro siamo stati veramente molto ballerini. Infatti, gli attaccanti da Samb, ogni volta che provavano ad attaccare, c'era sempre il rischio che segnassero un gol. Infatti, si sono mangiati anche altre occasioni. E questi sono errori che una squadra che vuole andare su non può fare, perché tu non puoi concedere così campo ai tuoi avversari che sono venuti in casa tua, oltretutto. Gli abbiamo concesso veramente troppe occasioni e loro per più volte hanno rischiato di segnare e ne hanno fatte addirittura tre. Poi, allora, io dico la verità. Vedendo come è andata a finire, vedendo che abbiamo perso per 3-2, avrei preferito perdere 3-0, così almeno non c'era nulla da recriminare, non potevi pensare se avessi segnato questo, se avessi segnato quell'altro, non c'era niente da recriminare, mentre invece adesso, avendo fatto due gol e avendo solo un gol di distacco da quelli che hanno fatto loro, il rosicamento, se così si può dire, è ancora più elevato, perché comunque negli ultimi 5 minuti gli abbiamo messo veramente paura, abbiamo fatto due gol, ma sono sicuro che se l'arbitro avesse dato più di quei schifosi 2 minuti di recupero che ha dato, potevamo raggiungere il pareggio, però non puoi svegliarti gli ultimi 5 minuti. Se tu vuoi vincere una partita, la giochi bene dall'inizio alla fine, non che gli ultimi 5 minuti fai 2 gol così da aumentare il rimpianto. Allora, io non dico che il Gubbio ha fatto una partita scandalosa, ci mancherebbe altro, però rosico del fatto che siamo stati eliminati da una squadra non così tanto migliore rispetto al Gubbio, ma rispetto a noi, loro sono stati meno disastrosi dietro, perché anche loro hanno avuto le loro pecche, ma sono stati molto più cinici davanti, e il cinismo in queste partite è una cosa secondo me molto molto importante e ti può far vincere partite che in realtà neanche meriteresti tanto. Comunque il Gubbio viene eliminato, dobbiamo aspettare diversi mesi per poter rivedere il Gubbio all'opera. Questi mesi speriamo che la società investi molto nel mercato per fare una squadra solida e che possa puntare fin da subito a un accesso ai playoff per una diretta promozione. Comunque io sono fiducioso, anche se ovviamente non ci sta, cioè è stato brutto perdere ieri pomeriggio. Speriamo bene nel futuro, non possiamo fare altro. Vi dico ovviamente che usciranno dei video sul mercato, su alcune situazioni inerenti al Gubbio, perché per 4 mesi non possiamo lasciarvi senza video, cioè mi sembra veramente troppo eccessivo. Comunque ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Gubbio San Benedettese 2-3, fatemi sapere chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio, tutte le vostre opinioni su questa partita. Un saluto da Marchese Rossoblu, 1-2 come volete, e l'altro che non c'era, c'è in letto, ma lui non c'è. E niente, ci vediamo per un prossimo video, sempre comunque forza Gubbio. Ciao ragazzi!